Oggi il nuovo video Avon, perdonate la non voce, ma sto veramente senza tosse, raffreddore, c'ho di tutto. E niente, oggi vi volevo parlare un po' delle novità che ho acquistato nel tempo, qualcosa vi ho fatto già vedere, qualcosa vi farò vedere, facciamo un po' un tutto. Allora, cominciamo. Allora, un prodotto che sicuramente avevo fatto già vedere è il kit per sopracciglia perfette dell'Avon. Il colore blonde, la cera con l'ombrettino e il pennellino. Allora, la cera ottima, tiene benissimo per tutto il giorno, invece l'ombretto perfetto, non fa una piega. L'unica cosa che ho notato è che se dovete proprio disegnarle da zero, che ne avete pochi peli eccetera, l'ombretto è un po' troppo leggerino, forse vi consiglio una matita. Se non avete questo problema è perfetto, veramente un prodotto spettacolare. Poi l'ombretto comunque è sempre un ombretto, quindi volendo si può usare anche sugli occhi. Poi un altro prodotto che adesso stanno uscendo nuove colorazioni è la matita Big Color. È una matita occhi che è anche un ombrettino, questo bisogna temperarla. So che molte persone hanno problemi, io sinceramente ancora non l'ho mai temperato perché l'ho usata poco. Allora, questo è il colore quello rosa, sto provando sulla mano, che si chiama Pink Diamond, non so se... Vabbè, quello là. E questo è il colore, è questo, sì, rosa antico dai riflessi grigini. Male non è che mi abbia fatto straimpazzire, perché comunque fa un po' nelle pieghette. Quindi forse è meglio fissarlo con un altro ombretto, però non è male, ora l'ho strofinato con questo qui, un buon prodottino. Mamma mia. Poi un altro prodotto è il correttore Calming Effect, quello verde per i rossori, anche questo mi pare che ve l'ho fatto già vedere, è questo verde menta, proprio latte menta, che è... Secondo me è più adatto per la cupe rose, perché le guanciotte rosse tipo me, per rossori, per il brufo lenze è troppo liquidino, potrebbe andare via. Quindi tipo prima del fondotinta lo passate sulla vostra discomia e mette a posto, è un ottimo prodotto per questo. poi, rimanendo in tema ombrettini stick, stanno uscendo altre colorazioni anche di questo, le matite... sempre gli ombrettini in crema, questo è anche un rosa un po' più scuro, sempre diciamo antico ma dai sottotoni più bronzi, lo metto anche vicino a quell'altro, quasi un sottotono ramato, è veramente un bel colore, che dire, non è retrattile anche questo, quindi state attente, sempre la cosa della color trend che esce ma poi non rientra, questo tiene molto poco. Cioè, anche questo va fissato con un ombretto, da soli non reggono, non ce la fanno proprio, però nel compenso cioè, molto stende benissimo, fa un bel effetto, molto luminoso, comunque per il prezzo che hanno, sempre sui 2-3 euro si trovano, voglio dire, ottimo. Rimanendo nella color trend, che a me mi pare che mi sa che questo non ve l'avevo fatto vedere, o forse, guarda, proprio non me lo ricordo, e mi sa che l'hanno già tolti, che sono gli eyeliner. Io avevo preso questo viola della color trend, un po' è un po' liquidino, ora vi faccio vedere, è un po' troppo liquido, quindi bisogna aspettare che la prima passata che asciughi e poi passarne un'altra. Però ha un bel colore, è molto luminoso, lo preferivo un po' più densino, è un nì, però un buon prodottino, però ho detto io non mi ricordo neanche se l'hanno già tolto, vabbè. Allora facciamo una cosa, andiamo a dei prodottini un po' più nuovi. È uscito da poco il pennello per stendere le maschere della Planet Spa, con questo pennellino piatto totalmente sintetico, e ho fatto una piccola dimostrazione, l'ho usato la prima volta insieme a voi, e niente, quindi mi lascio al mini video. Allora,
Scusate sempre il fatto che non ho minimamente voce, parlo un travestito. Vi parlo di questa novità del pennello della Planet Spa. Questo qua è il pennellino per stendere le maschere. Sono zozzona perché non starò per usare una maschera Avon, perché allora voglio prima finire quelle che ho. Sto usando una della linea Spa, ginseng, ma più rivitalizzante, eccetera. Adesso sento il bisogno di purificare, scaccare e finire, uso uno all'argillo, questa qui. Comunque, è la prima volta che uso questo pennello, quindi lo proverò con voi e vediamo che esce fuori. Me lo spalmo un po' sulle mani. Ok, per fortuna sta quasi per finire. Prendo il mio pennellino. Molto comodo questa cosa. E niente, vi spalmate. Io sto guardando la telecamera. Molto molto comodo. Cioè, è una comodità pazzesca. Non ci avevo mai pensato a comprarmi un pennello per mettere le maschere. Geniale, geniale. Calcolate che sto pure senza occhiali, quindi diciamo sto andando un po' alla cieca. Però prima di tutto si spreca molto meno prodotto. E poi non si zozzano le mani, che non ti rimane sotto le unghie e riesci a metterla per bene. Veramente uno spettacolo. Niente, poi cercate di metterla bene. E niente, quindi mi piace. Provatelo. Allora, niente, nel mentre sto asciugando la mascherina, come si può notare. E niente, ho pulito il pennello, si pulisce tranquillamente. È praticamente già asciutto perché le setole sono super mega sintetiche. Stra buono, gran pennello, comodissimo e poi costa poco. Eccoci qui dopo aver provato il nostro la nostra crema, sì, crema, il nostro pennello. Adesso vi parlo dell'eyeliner della Super Extend, liner liquido in penna. Ragazzi, spettacolare, cioè una rivoluzione. Tratto nerissimo, intenso, super duraturo. Oh, è ottimo, io lo adoro proprio. È uno spettacolo di eyeliner. Cioè, in confronto all'eyeliner penna che c'era prima dell'extra lasting, proprio quello non vale niente. Questo è divino. Cioè, un eyeliner fantastico, io ve lo consiglio proprio. Cioè, se lo trovate, prendetelo, perché poi mi pare c'è cioè, tipo sul marroncino e sul blu. Non l'ho provato, ma questo è veramente un super mega prodotto, un eyeliner perfetto, io ve lo straconsiglio. Poi altro nuovo prodottino, il Magix, la penna illuminante. Io questo prodotto lo adoro. Allora, loro lo definiscono come un correttore illuminante. Decorrettore non corregge una ceppa, ve lo dico, però come illuminante è fenomenale, a me piace da impazzire. Come vedete è una penna classica che si gira qua dietro ed esce il prodotto. Ora. Io il classico che poi ne faccio uscire troppo, e infatti ho fatto il casino, vabbè. Ho fatti danni come sempre. Comunque questo colino è un colorino beigiolino. E invece ve lo ricordate quell'altro piccolo sempre correttore illuminante quello era Calming Effect, però mi pare con quello era più rosato. Adesso lo sto stendendo, guardate che bello effetto, che luce, come lo riflette. Oddio, questa luce si vede, però mi piace tantissimo sugli zigomi, sull'arca del cupido. Veramente un prodotto eccellente, a me piace tantissimo, però se lo prendete come correttore lasciate perdere. Poi un'altra novità, io ho preso il formato prova, la CC Cream. Allora, la CC Cream colore, ho preso la Shell, questa è protezione 50, e è una crema che definiscono correttiva, più la usi nel tempo più ti aiuta. Io sinceramente non sono stata così costante,
molto molto leggera, colora veramente poco, quindi adatta per chi non gli piace il fondotinta pesante, eccetera, luminoso. Allora, è molto più leggera della BB Cream. Io volevo una via di mezzo, questa mi pare troppo leggera, però non è una questione mia. Ci sono dei miei clienti che si sono trovati benissimo, che l'adorano. E soprattutto ottimo in protezione 50. E niente, questa novità. Per chi, fatemi sapere se voi l'avete già usata, cosa ne pensate, sono molto curiosa. Poi altra novità, il mascara Aero Volume. Questo è un mascara volumizzante, incurvante e anche allungante, perché se non erro ha le microfibre. E questo ha lo scovolino un po' particolare, sembra quasi squadrettato, perché sono delle setole incrociate così. Non so se riuscite a vederlo. Il bianco. Quindi non so. Un buon nero, troppo intenso. A me personalmente non è che mi abbia fatto stra impazzire, però lo devo usare un po' di più per capire. Un po' troppo densino. Un buon mascara comunque. Preferisco lo Spectra Lash o il Max. Quindi, però vediamo. Allora, altra novità. Le nuove pinzette. Sono queste qui, provate, con la tagliate di netto. Prendono bene. Cioè, pinzetta, voglio dire. Adesso sono riuscita a prendere anche i peletti più piccoli, più gnegnegne. Rimanere in tema di pinze, vi voglio far vedere il kit per le unghie. Questo qua, con la pinzetta per prenderli. Questa è ottima anche per le ciglia finte, io la cercavo da una vita. Questa col marchio, anche questa col marchio Avon. E questi fantastici glitterini, guardate che belli. Di tutti i colori, tutte le forme, c'è sta il cuoricino, c'è sta il fiorellino, il diamantino, la goccia, veramente veramente carini, e costano 2,90 euro neanche. Io ve li consiglio, decorano molto bene le unghie. Per rimanere in tema unghie, come non parlarvi del gel finish. Per ora ho preso solo questo colore e da una mia amica ho scroccato questo qui. Questo qua che ho addosso è il Denzel Pink, questo si chiama Perfect Pink. Ragazzi, spettacolare, questi smalti fanno impressione. Allora, a me il mio smalto dura veramente 2 giorni per puzza, questo mi dura più di una settimana, non si sbecca, rimane super lucido, resiste alle mie unghie morbide, resiste alle docce, a tutte le volte che lavi i piatti. È un prodotto spettacolare. Poi vi voglio parlare del... ho preso il fissatore per il trucco. E questo ci bagno gli ombretti. Ha un odore buonissimo, fresco, dolce. E mi sono letta un po' gli ingredienti. Pensavo alla fine era un po' d'acqua e alcol. Alla fine fissatore che... mi ha stupito perché ha la lecitina. E poi ha il tocoferolo, quindi vitamina E. E poi il beta carotene, che fa molto bene alla pelle. Poi ha un estratto naturale, Elanthus annuus sunflower, credo siano, cioè, semi di l'olio di semi di girasole. Veramente fantastico, non unge, fissa benissimo il trucco, è ottimo per bagnare gli ombretti, fa un colore intenso, li fissa bene. Io, cioè, non pensavo, ma è un ottimo prodotto, bravo Avon. Questo secondo me può andare benissimo con fronte al Fix Plax della MAC, che non ho provato, quindi forse sto sparando alla pene di segugio, però secondo me è da provare. Poi ultimo prodottino, così poi vi lascio con un video immenso, è la linea di rossetti matte. Io ho preso questo rosso, a parte che guardate figo il packaging qua, tutto opaco, nero, yeah! Questo rosso fantastico! Morbidissimo sulle labbra, e intenso, dura tanto, è veramente bello, non ti secca le labbra, non è un accento alle pellicine come la vecchia formulazione matte, che era un po' difficile.
questo è un colore bellissimo. Poi ho visto il fucsia, ragazzi, il fucsia, cioè non vedo l'ora, se posso lo prendo perché è veramente bello. Sono dei rossetti spettacolari, per essere matte, una formulazione ottima. E niente, ragazzi, questo era tutto. Spero che la voce non mi abbia dato troppo fastidio. Io mi vado a piastrare i capelli perché sono indecenti. E vi ringrazio, al prossimo video. Ciao!